Aspetta, ci mettiamo per bene. Io per la giornata di oggi mi sono messo il vestito delle feste. Ciao Sì? Fabrizio. Ciao, ciao Lucio, buona serata a tutti quelli che ci stanno guardando in diretta e buongiorno, buonasera e buonanotte a chi ci vedrà in differita, dato che una volta Mi che sei salutano, nel tubo per esatto. sempre. Pensavo quando te l'ho chiesto a Edicola Fiore. Ho detto Guarda, è facciamo. un bellissimo format. Adesso si fa un po' fatica a farlo perché appena si è una persona in negozio c'è già una persona in più praticamente, però, mi manca tanto quel periodo effettivamente perché poter scambiare due chiacchiere in tranquillità. E con le persone che possono entrare e fare un po' di bottega, un po' di vita di bottega, manca molto. Però dai, sono stato Sì. fortunato da quel punto di vista personalmente per il mio tipo di lavoro, che non abbiamo avuto chiusure, come purtroppo è successo ad altri miei colleghi commercianti, perciò Però sì, è un anche. lavoro che richiede un certo impegno. Io spesso venivo lì da te a fare tipo come gli anziani vanno al bar a fare delle chiacchiere, no? Io venivo in edicola, adesso diciamo che vengo a orari assurdi, che così non so che non c'è nessuno, No, però manca quel contatto. Anche la prima volta che mi hai allungato la sportina con i giornali, con un guanto fino qua e a distanza di 1 metro, eravamo in esatto. pieno lockdown. Anche perché la faccenda di essere comunque sempre stati aperti per la nostra attività ci ha fatto vedere proprio, ci ha fatto passare tutti i vari momenti, da quando prima doveva sembrare solamente un'influenza in cui bisognava stare attenti, al momento che le mascherine, però poi dopo le mascherine non bastano, quando bisognava essere bardati come degli astronauti. Quindi sì, li abbiamo vissuti tutti questi periodi, il problema è che è già passato quasi un anno. E E poi ancora bisogna fare molta, molta attenzione. adesso sei senza mascherina perché il sottoscritto ti ha fatto chiudere l'edicola prima. Esatto. Quindi siamo in chiusura, perciò non c'è problema Non che entri qualcuno, perciò possiamo essere senza dispositivi di sicurezza. Altrimenti adesso dobbiamo facciamo entrare. un salto nel passato di quelli drastici. Urca! Come hai conosciuto Lucio Russo, che non era ancora Miraggio Deluxe? No, no, non era ancora Miraggio di Lusso, anche perché eravamo poco più che adolescenti, diciamo, poiché se la memoria non mi inganna, andiamo indietro di pochi anni, quando si Quando... frequentava le scuole superiori, l'Istituto Tecnico Commerciale Pietro Burgatti, quando ancora si chiamava così, adesso si chiama Esatto. ancora così, non credo, non so, non No, si ricordo. chiama Isit Bassi Burgatti. Esatto. No, Quando era ancora solo Istituto Tecnico Commerciale Pietro Burgatti, noi che quando abbiamo avevano i visto. maggiori amministratori, i geni della contabilità, dell'amministrazione, di tutto il comune, più o Noi meno. quando abbiamo visto praticamente sorgere, no? Creare l'istituto, quello che adesso è nella zona della COP. Esatto. Esattamente, esattamente, in via Rigone. Penso che adesso non voglio dire una stupidaggine, magari dopo qualcuno da casa che sarà più preparato, magari ci potrà dire, ci potrà correggere. Mi sembra che il mio primo anno in prima fosse, o il primo o il secondo anno dell'istituto appena utilizzato. Mi sembra, Esatto. grandi, Intanto grandi saluto linee, cose di fatto. Maurizio Sì? da Viterbo, saluto e c'è la Laura Guerra che ci saluta. Urca, addirittura. Ah, che onore. Adesso sono emozionato. Maria dice molti capelli fa e pochi peli di barba.
Un altro che mi ha conosciuto con più capelli e meno barba. Sì. Barba veramente poca. Capelli vivi, anche quei tagli che andavano un po' di moda all'epoca, un Di po' quell'aspetto. scalati, quelli con le tettine. Che volendo anche adesso potresti usare con uno Ma adesso schnauzer, dai. li sto facendo crescere per fare quel taglio, no? Tutto leccato da una parte, caschetto con la... Sembra che non ho capelli qua, in realtà basta solo metterli davanti, no? Esatto, perfetto. Uomo per No, tutte le stagioni, tutti uomini. raccontiamo qualche aneddoto scolastico, poi passiamo agli aneddoti del lavoro di Fabrizio, che ha spaziato, io dico, in almeno 4-5 settori dalla industria pesante al teatro, passando per altre cose che mi dirai dopo. Sì. Bene. Allora, un aneddoto scolastico, diciamo il più divertente. Diciamo, o anche quello più divertente lo conosco. Cioè, che riguarda me, te, ovviamente. Esatto. Altrimenti uno di una gita. Salutiamo anche Michele Benatti, che se vuole può passare dal negozio di Fabrizio, tanto sono a 100 metri di distanza. Esatto, parola d'ordine, tutto aperto, ti vengo ad aprire e ti accolgo, mi metto la mascherina e ti accolgo. Ma gite, quelle che sono le gite, diciamo, più importanti del nostro periodo scolastico, sono le gite all'estero. In quarta andammo a Budapest, in quinta a Barcellona, all'Oret de Mar, che dopo si andava a visitare a Barcellona, ci cioè stanziate all'Oret de Ecco, Mar, e in quella gita esatto. c'eri anche tu. Ma in quella gita c'era anche Vignoli. No, io sono sempre stato Oh. da solo, come Ecco. unico personaggio Ho citato una maschile della persona, classe. potevo citarla Vignoli, ovunque egli sia, e Sì, non lo si sia. può. No, io sono quello che faceva foto dovunque e a chiunque. E mi hanno fatto anche delle foto di notte mentre dormivo e che io non ho mai visto. Ah, dice che possono essere dentro alla cassaforte, non so, di Novella 2000 Può di darsi, oggi, guardate che che quando l'hanno mi ero vendute seduto questo scoop. salirà di nome, può darsi che saltino fuori queste foto. Ah, ho capito, un po' come avere delle foto di Diletta Leotta, insomma. Esatto, aspetta, dov'era? Lì prima mi facevi vedere con chi era insieme Diletta Leotta. Ecco. Zlatan Ibrahimovic. Oppure, perché c'è il grande dilemma, c'è anche il turco, Kan Yaman. Questo Insomma, nemmeno chi è. allora è un attore che va molto in voga adesso. Diciamo che le donne dai 12 anni ai 99 sono innamorate di questo attore turco, delle sono soap opera turche, ecco. Adesso Adesso i turchi fanno anche, si sono messi a fare anche gli sceneggiati. indagherò. Sì, E indaghi, indaghi. Ma secondo me, se lo chiedi a caso, qualcuno sa chi è Kan Yaman. per Michele è l'edicola nella tua stessa via andando verso la chiesa di San Biagio sulla sinistra. Fai 100 metri e lo trovi sulla sinistra. Dopo Ci può dire l'indirizzo? Creiamo qualcosa con no, no. la privacy. Poco dopo la Altrimenti. piazza sulla sinistra, dove c'è il cantiere ancora da 8 anni a questa parte. Sì. Passa E abbastanza. no, a Barcellona ci siamo, è una di quelle gite indimenticabili dove tutti andavano in discoteca e io rimanevo a fare delle chiacchiere in giro. Cioè, aspetta, che tutti si andavano in discoteca, noi
per gli orari in cui dopo dovevamo essere di nuovo in albergo, andavamo che le discoteche ancora dovevano essere aperte. Cioè, quindi Esatto. avevamo l'onore di avere la discoteca tutta per noi, ma era appunto tutto per noi. Poi, quando iniziava a diventare un po' interessante la questione, si Esatto, tornava perché indietro. all'epoca Lucio Russo era un ragazzo estremamente tranquillo, puoi confermarlo. Molto, molto tranquillo, molto riservato, Ecco, a tal molto punto che, e questo salta fuori il secondo aneddoto. Scusami, ti ho perso un attimo. Dicevo, e a questo punto salta fuori il secondo aneddoto, che ero talmente tranquillo che quello che volevi raccontare a te. Ah, sì, ma questo l'aveva raccontato. Io e Lucio eravamo in classi vicine. Avevamo praticamente un muro che ci separava, quindi quando c'erano il termine delle ore di lezione, capitava che ci si trovava fuori dalla porta a farsi due chiacchiere in attesa che arrivasse il professore per iniziare l'ora dopo. Allora, una volta arriva la nostra professoressa, entriamo in classe, dopo che ci eravamo trovati io e Lucio a fare due chiacchiere lì sulla porta, e dentro. In questo modo, tendo la mano, dicendo, prof, guardi, e spingendo naturalmente, c'erano create le cinque dita sulla mia guancia. Guardi cosa mi ha fatto il russo, mi ha dato uno schiaffo, guardi, quasi ho tutte le impronte della mano sulla guancia. E la professoressa ha libito, cosa ha fatto il russo? Chiamamelo subito qua, ma come si permette? Ho detto, quando ho visto che la questione stava diventando un po' troppo pericolosa per il nostro caro amico Lucio, ho detto, no, guardi, prof, è solamente uno scherzo, ecco, secondo lei Lucio può fare un gesto del genere? Cioè, la persona che non farebbe male nemmeno a una mosca che se vede una formica per terra la scansa, quindi dopo è andato tutto a finire così. Potevo raccontarla meglio, ma... Però io venni comunque richiamato. Esatto. Presentato lì davanti alla cattedra, dopo si è tutto risolto, ecco. No, è chiuso, diglielo. Io l'ho detto. No, guardavo se era. No, e poi dopo, alla fine, sei finito in una industria subito dopo della Sì. zona. Beh, sì, dopo, diciamo. Se dobbiamo fare l'elenco delle mie esperienze lavorative, diciamo, come hai detto prima, ho visto diversi ambienti, dall'artigianato, piccola industria locale, alla grande industria locale, a una realtà ferrarese anche nell'abbigliamento, fino a quando ho deciso obiettivamente di fare qualcosa di mio. Sembra una contraddizione in questo periodo, dove magari si cerca sempre magari l'idea del lavoro dipendente, ma Perché ero totalmente comunque inadatto a essere dipendente. Me ne sto accorgendo. L'avessi fatto prima. è un lavoro estremamente pesante perché chi fa 7 ore e mezza, 8 ore di lavoro può baciarsi i gomiti perché io so a che ora ti alzi te e a che ora vai via. Vabbè, gli orari Però sono quelli, sono ridicola. I giornali arrivano presto al mattino, dobbiamo essere presenti per poter sistemare i giornali, i quotidiani, le riviste che arrivano, poter fare qualche consegna e poi essere pronti a servire i clienti, le persone che vengono. Rispetto a una volta, Niente. l'edicola di adesso com'è? Visto che c'è molto più digitale, visto che c'è. Bella, bella domanda, grazie per questa domanda. Guarda, io ho l'edicola da 5 anni, perciò ho già visto il periodo già della crisi del settore dei prodotti editoriali. Sicuramente rispetto a quello che era la richiesta dei giornali di quelli che potevano essere 15 o 20 anni fa, non è neanche paragonabile. Più che altro c'è uno zoccolo duro che continua a volere il suo quotidiano
e a leggere riviste, e devo dire che è comunque un zoccolo duro di un'età medio-alta, cioè quelle che sono state abituate ad avere il giornale in casa. Esatto, dopo quello che riguarda magari le persone della nostra generazione e delle generazioni più giovani, la lettura del quotidiano, della rivista è decisamente calata. Poi io sono anche abbastanza critico da un certo punto di vista, nel senso che sì, è vero, leggono magari la notizia sul digitale, però molta gente fa fatica a leggere. Ho avuto, nelle esperienze che dicevi anche prima, che ho con il teatro in cui mi dilettavo, ecco, tu ne parlavi quasi come con un lavoro, no? Il teatro è sempre stata una passione che ho cercato di coltivare, e magari facevamo dei laboratori teatrali con dei ragazzi delle medie, e obiettivamente c'è fatica a leggere, cioè c'è fatica nella concentrazione. È probabilmente dovuto a questo periodo dove si è abituati a messaggi veloci, il messaggio deve essere breve e subito immediato. E E purtroppo fa adesso perdere la delle concentrazione di dire sto lì un attimo a voler capire che cosa c'è scritto. E due, questo purtroppo bisogna lavorarci, secondo me. adesso io vedo che le generazioni tipo quelle dei miei figli non fanno neanche i messaggi scritti, li fanno direttamente vocali ed è ancora peggio perché proprio non ti viene neanche proprio la voglia di leggere. Sì, beh, devi, esatto, purtroppo, cioè purtroppo, non è neanche purtroppo, perché comunque grazie a queste tecnologie comunque abbiamo raggiunto dei livelli magari impensabili fino a 20 anni fa. Cioè, è una tecnologia che è una progressione impressionante, però fa perdere certe attività che sono insite nella persona, nell'uomo, cioè quello che ci ha creato. Dalla preistoria alla storia, la scrittura, per esempio, cioè il saper scrivere. E quindi sì, siamo in quei periodi probabilmente un po' di transizione nel capire anche noi che cosa poter fare. No, tant'è che poi Sono io e stato te ci siamo. chiaro, Sì, ecco. Anch'io ormai sono diventato schiavo di questo modo di dover dire i concetti in breve tempo, quindi magari di ma dirli poi in breve invece. tempo si perdono delle cose importanti. A me non chiedono mai di ripetere le cose, non so perché non riesco a capire il mio tono di voce, sempre lentissimo proprio. Se ti no, non eri all'elementare con me, però facevano fatica a farmi leggere a me perché ci mettevo troppo. Poi sempre questa questione del tempo, e ci si Il mette troppo, e ci si mette tempo, alla fine il tempo perché? non è lì. Perché di Esatto. caos. No, alla fine io e te ci siamo persi un po' di vista dopo la scuola, ma proprio con il teatro ci siamo ritrovati perché mi hai chiesto di venire a fotografare qualche volta, un paio di volte mi sembra, Sì, ho fatto le tue commedie. esatto. Diciamo, nel gruppo con cui si provava a mettere in scena qualcosa di originale scritto da me e anche con Enrico Balboni inizialmente, poi Enrico ha fatto magari altre scelte che sta avendo anche successo, dato che comunque ha chiamato diversi eventi, è andato anche in televisione con le sue Personaggio. performance. Esatto. E poi dopo, sì, sono passione che abbiamo da quando eravamo ragazzini, abbiamo avuto la fortuna di riuscire a scrivere qualcosa e metterlo in scena a livello amatoriale, ovviamente, però ci ha dato sicuramente molte soddisfazioni e molto un qualcosa che ti è rimasto veramente dentro. Obiettivamente adesso manca un po', perché vuoi il tempo, sempre questo dannato tempo. Col lavoro che faccio, perciò riuscire a gestire eventualmente anche la scrittura di qualcosa e la messa in scena di qualcosa diventa difficile.
e poi anche dopo, nell'ultimo anno sarebbe stato anche impossibile, dato che in questo periodo non riescono e non possono esibirsi i professionisti. È giusto che anche chi lo fa per passione e amatorialmente faccia un passo indietro, obiettivamente. Cioè, è giusto, Però, com'è giusto così. nonostante tutto, nel tuo gruppo del teatro c'erano dei ragazzi giovani, cioè qualcuno si distingue ancora dal mucchio delle persone. Guarda, noi quando abbiamo iniziato ad avere la nostra piccola compagnia teatrale, i Sognatori, incominciammo grazie diciamo, all'oratorio, con la scusa, diciamo, di trovare i ragazzi in oratorio del catechismo. C'era questo spettacolo finale che doveva essere poi messo in scena. Fummo individuati, io e Enrico, per quello che riguardava la parte scenica teatrale. Questo ambiente ci piacque tanto che continuammo per diversi anni. Questi ragazzini che da 14 anni ogni anno crescevano, ogni tanto qualcuno aveva altri impegni, smetteva, si aggiungeva qualcun altro, si è andati avanti per 10-15 anni. E ultimamente grazie a quel laboratorio teatrale di cui ti parlavo prima, facciamo riferimento qualche minuto fa, abbiamo trovato altri ragazzi con passione che hanno voluto continuare e far parte di questa compagnia. Adesso speriamo che questa emergenza possa finire e anche per noi amatori dilettanti possiamo tornare a fare qualcosa. Le idee ci sono sempre, anche se un po' meno rispetto a qualche anno fa, perché sai, le buone idee vengono a una certa età. Poi anche la vena creativa obiettivamente un po' cala, scema, muta, cioè muta anche nel senso che sta zitta, che No, non è giusto. già scema e muta sono due. Facciamo qualche charade, come la settimana in vista. Comunque, come fuori. Prendine una, così facciamo, perché qua La deve essere un settimana po' in vista. di. E Bene, leggi. casualmente, quella in questa settimana c'è Christoph Wolff, questo grandissimo attore austriaco, diventato famoso con il Avvicino. film Tarantino. Ecco qua. Beh, obiettivamente, attore Facciamo, notevole. leggi l'uno orizzontale almeno, così almeno facciamo scrivere a chi Allora, ci sta uno bene. orizzontale, i distratti ne fanno molti. Aspettiamo che rispondano. Prendi la Esatto. penna, poi dopo, domani, il primo che lo compra. No, è giusto, non ho detto di quante lettere formata. Quante Sono sei. Potrei già avere idea di due che possono starci, essendo di sei uno lettere. è questo, Sì, ma la due finale e uno è è questo. Brindisi. E vince Maria Lenzo vince! Bravissima! Bravissima Io Maria, riceverai a casa un'edizione completa della La Divina seconda. Commedia, 99 volumi. No, io ho detto con Maria che volevo fare una collezione che Sì. so te però mi vieterai di acquistare, perché ci sono 50 o più uscite con qualcosa fatto così, no? Ah, i crocifissi! Cioè, un attimo. Ecco che. Questi. Esatto, a 3,99 euro. Esatto. Sono Però. solamente 50 uscite. Solo. Aspetta, no, però sono 50, le prime 50. 50. Perché dopo arriverà, quando arriva la 49.
dato il grande Dicono successo, la grande lui richiesta, usciranno ho con bisogno di 50. 80 uscite. A quanto? A 10,99 euro più o meno, no? No, no, sì, 10,99, sei preparato? Ecco, vendile su tutte. Dovrei fare davvero allora questo. E comunque diciamo che la nostra amicizia è andata ben oltre l'edicola, perché però ci ha fermato sempre questo lockdown, che ogni tanto riuscivamo a uscire a raccontarci due o tre cazzate, e mi hai stoppato a comprare tutte le raccolte del mondo. Sì, ma a un certo punto c'è anche una deontologia professionale, cioè non si può, non si può No, però approfittarne, via. io non mi ricordo il passaggio da Lucio Russo fotografo a Lucio Russo no, perché te lo ricordi quando è stato, com'è stato, non lo so. Il tuo ricordo. Duccio Russo, C'è fotografo? chi mi ha detto, fa tipo Bonsi, che lo conosci, ha detto: io non mi ricordo un Lucio Russo senza macchine fotografiche in mano. Obiettivamente neanch'io. Io mi ricordo una volta che ci incontrammo a Renazzo nel periodo che magari ci eravamo un po' persi di vista, e te appunto venivi da Bologna che avevi fatto un servizio fotografico che eri andato in giro a catturare le immagini che ti venivano, che ti avevano ispirato in quel momento. E penso che avevamo 22-23 anni, che era nel periodo appunto che ci eravamo un po' persi. Sì, E ci prima avevamo fatto un giorno al volo. E ancora che mi eri in giro per le foto. Poi dopo. sposassi, che fotografavo un sacco proprio. E poi dopo, sì, però, cioè, dopo anche prima, cioè, effettivamente, la tua passione della fotografia l'ho sempre obiettivamente saputo, perché non era un accessorio, era proprio un qualcosa, tipo un Robocop. Incorporato. Comunque, dai, facciamo un saluto particolare, glielo mandiamo, cerchiamo la sua mail a qualcuno Sì. che ha cambiato la nostra storia, perché io ero greco. Greco, il professor Morello, giusto? Il professor Morello. Morello, professore di diritto. Passa Sì, ancora. beh. No, beh, in questo periodo Ma no, sì, è un po' poi non ho lui visto abita purtroppo. fuori centro. Sì, abita fuori Cento, poi dopo sai, in questo periodo poi con le scuole, tra didattica e distanza, tra non presenza, poi dopo, obiettivamente sì. I movimenti sono molto limitati. Diritto era una Però materia che. era uno dei personaggi della nostra piccola edicola fiore portata nell'edicola del Guercino, era uno dei Esatto. personaggi che ci stava alla grande, ecco, nelle nostre discussioni. Il rito era una materia che non mi piaceva per niente a me, non so a te, e quando dopo l'interrogazione, Russo, cosa vuoi che ti dia? Ti do 6, va bene. Era proprio più forte di me. No, beh, oh, vabbè, diritto poteva anche piacere, leggevi il libro, poi dopo qualcosa. Torniamo nel discorso della lettura. Esatto. Poi dopo, dicevi quelle lì, quelle che erano, poi dopo, c'era poi poco da inventare. Dai. Però cioè, è una di quelle materie che obiettivamente per il percorso di studi scelto è molto importante. Ecco, poi Nelle un nostre conto è il cene, percorso di studio, un conto è quello che poi viene dopo. Dicevi? parlando tra foto e teatro, mi sono impuntato su una cosa, sul ritorno alla commedia. E ci Vero? lavorerò per questo, su di te. Bene, ma io sono pronto. Io non vedo l'ora di essere chiamato, di essere convocato, di essere utilizzato. Ecco, Sono pieno a disposizione. tanto ce ne hai del tempo a disposizione lì dentro quando non arriva nessuno, no? Esatto, quando non arriva nessuno, vero?
Specialmente uno alla volta, io mi ricordo Esatto. in questo anno c'è stata anche una fila di 50 metri lì fuori, perché poi dopo, proprio per il discorso che non si guadagna come si dovrebbe guadagnare, perché non si può vendere quello che si vuole vendere, ma avere un'edicola, io tocco un tasto dolente, avere un'edicola vuol dire vendere quello che gli altri ti dicono di vendere, Vero, vero. presuppone Dopo è che, magari un discorso un po' più ampio, ma il concetto esatto, è quello. presuppone che Come? se c'hai un'edicola di certe dimensioni non puoi avere tutto dentro e quindi se la gente non viene a prendere quello sei costretto a chiudere, tant'è che a 100 da 7-8 edicole che c'erano ne sono rimaste due. Sì. Di edicole vere e proprie due. Dopo i giornali si possono trovare anche in altre parti. Sì, però Non è torniamo al il discorso. discorso di Torniamo prima, al discorso di esattamente. prima della relazione del rapporto tra due persone e non tra te e il giornale. Esattamente, esattamente. Come negozi dove si può andare a prendere il giornale, sono a 100 capoluogo, sono due, sono rimasti due. E non casualmente, credo, le due in centro. Perché se io tiro fuori una foto d'epoca che non ce l'ho qua, ma se uno va a cercarla in internet o altro, e io nomino solo Bruno Giornalaio con la bicicletta in piazza, secondo me chi è di 100 sa benissimo chi era Bruno Giornalaio, sa benissimo la foto che gli viene impressa davanti e facciamo un salto indietro di almeno 40 anni. Ah 30, sì, no, 30, beh, dopo uno 35. sì, è stato anche un po' così, però quelle immagini lì sono di una quarantina d'anni fa, sì. Sì. Vero? Poi dopo sai, io sono, in realtà sono di Ranazzo, e vengo qua a Cento, però Bruno il giornalaio è un'istituzione di Centesa, assolutamente, Sì. assolutamente. È conosciuto anche a Ranazzo, ecco, ovviamente. Noi ranazzesi che veniamo qui a Cento, nella città, ci trasferiamo dalla campagna, veniamo a Cento per pian A pianino. proposito, ecco, adesso parliamo per concludere, ultime due cose. Mi racconti, mentre arrivavi da Renato a Cento, che me l'hai già raccontato quest'estate, in pieno blocco totale, cosa vedevi per le strade tra Cento e Renato? Tra Renato e Cento? Beh, Che te l'elettrico sulla arrivavi? via. L'elettrico di Ferrarese. Nel periodo del blocco totale, quando c'erano quelle file che dicevi di 50 metri, perché noi eravamo le uniche, noi edicole eravamo praticamente gli unici negozi aperti che c'erano, che era poi anche per quello, c'era una scusa però anche per uscire, venire io a prendere il giornale e si creavano queste enormi file. E quindi agli orari anche in cui venivo via da casa da Renato, perciò intorno alla 5, 5, 5 e un quarto, nel periodo che proprio non si girava, in questo modo in cui la natura poteva diciamo, ricrearsi in via Ferrarese, che solitamente se una lepre si presenta in via Ferrarese penso che faccia 2 centimetri appena spunta lì fuori dalla rotonda di Bivio Dondini. Sparisce da questo mondo. C'erano tranquillamente queste due o tre lepri che giravano sulla pista ciclabile, cioè non sulla pista ciclabile, quella diciamo che passa della vecchia ferrovia, cioè proprio lì dove ci sono i parcheggi di Sì. Ferrarese che giravano, quando passavano tranquillamente dalla strada, andavano verso la zona artigianale, tranquillamente. Come si vedevano anche qualche volpacchiotta in quella zona. Sì. Quindi Lepri te sei uno che. di quelli che è riuscito a vedere la natura in quel periodo lì, perché io venivo solo in piazza per fare qualche foto, poi tornavo dentro perché. Vabbè, ma Lucio, per tutti era così, tranne quei pochi che potevano muoversi.
Abbiamo passato anche quello, sì, qualche mese fa. Vedremo se... Tira fuori Speriamo che... l'ultimo giornale e fai indovinare a chi sta ascoltando, coprendo il titolo di cosa stiamo parlando, di quale giornale stiamo parlando. Questa non può mancare, questa bisogna farla vedere. Bianca Guaccero, splendida quarantenne. Possiamo. Dici che ci chiedi i diritti per questa... No, Tanto. perché io le ho scritto su Instagram e non mi ha mai risposto, Perché quindi fa un titolo. Bianca? Perché non rispondi a Lucio? Why? Cioè, non c'è religione qua oggigiorno. Oppure, comunque, anche queste, togliendo lui, che tanto non abbiamo donne che ci stanno seguendo, togliendo lui, beh, anche queste due, effettivamente. Il triangolo no, c'è scritto. Il triangolo no. Il triangolo no, di più, il quadrato, il rombo, il pentagono, l'esagono. Raccontami l'ultima cosa che vuoi dire su di te e sulle edicole in generale. E poi dopo, sono già quasi 40 minuti che siamo collegati, qua passa il Record? tempo, qui non se È ne record? arrende. 40? Ancora no. No, però no, accidenti, accidenti. No, l'ultima cosa da dire è che può sembrare che siamo un pezzo anacronistico in questo al giorno d'oggi, però è un luogo dove ancora si può fare bottega. L'ho detto all'inizio del nostro collegamento. E lo voglio ribadire adesso, c'è quel posto dove ci si può incontrare, trovare un qualcuno dove magari si riesce a strappare quei pochi secondi che sono i più importanti nella nostra vita, che è un po' di felicità. Io in questi anni mi sono accorto che ci sono molte persone sole. In questo facendo questo lavoro. E secondo me dobbiamo provare ad essere un attimo un po' più sensibili e capire quello che anche altre persone provano. Anche magari quelle che possono sembrare un po' più rudi, un po' più scontrose, usiamo questo termine, però di fondo c'è una grossa solitudine, penso al giorno d'oggi. E quindi riuscire a dare quei 5 secondi che poi dopo i tuoi problemi non è che spariscono i tuoi problemi, assolutamente, cioè non siamo qui a fare estrema filosofia. Però 5 secondi, strappare una risata è la cosa più bella che si possa fare a questo mondo, secondo me. Poi ci Poi sono tante altre oggigiorno, cose molto più proprio importanti. oggigiorno ci vuole. Mi è venuta le mie perle di saggezza, così sai che ogni tanto mi arriva una luce, così mi illumina. Che poi. Da uomo saggio arrivano le saggezze, questo è normale. Lei da uomo saggio. L'edicola, tra l'altro, è il luogo di incontro tra fotografi e scrittori senza che si incontrino. Vero, vero, vero. Molto illuminata questa. Cioè, Quasi, quasi questa mi illumina. carne. E lui fu. E vide che era cosa molto buona. Ti ringrazio, Fabrizio. Per chi volesse. L'edicola è in centro a Cento. Io non, per non screditare uno o l'altro, cioè, dato che ce ne sono due a 100 metri, scoprite voi qual è. Anche perché l'altro è un mio compagno delle elementari, quindi Poi dopo c'è un benissimo rapporto tra esatto. noi e Cristiano, c'è un ottimo rapporto, quindi... E siamo esattamente, neanche probabilmente 100 metri di distanza, Esatto. e ripeto, quelle del centro, e ribadisco, non è secondo me un caso che sono rimaste al giorno d'oggi in questo periodo di difficoltà per i prodotti editoriali, le due in centro. Quindi E questo centro andate, anche bisogna farlo vivere, bisogna, insomma, venite a prima. Cento e cercate l'edicola e comprate un giornale, perché la carta alla fine resta.
Sì, la carta resta. La carta resta. Dopo c'è un aneddoto di un mio carissimo cliente, ma è più che un cliente, un amico, sulla carta e tutto, però non possiamo dirlo perché siamo in fascia protetta. Alla prossima volta, magari lo diciamo, così abbiamo degli altri argomenti, no? Esatto. Io, ragioniere russo, io la ringrazio, ragioniere Lucio Russo, ringrazio dello spazio che mi hai Grazie a te, concesso. Fabrizio. Mi sono divertito Grazie. molto, speriamo di non aver annoiato a casa. Un No, bacione a no, tutti. adesso c'è stato un buon livello di persone sempre collegate. Oh, bene, sono contento. Un Grazie bacione. ancora e ci vediamo presto. Sì, speriamo, Grazie a forza. tutti. Ciao, Ciao. buona serata. Ciao. Poi.